Dal vertice di ieri sera tra Fabrizio Di Stefano e la sua squadra pronta a sostenerlo contro gli Ste Civic, non una decisione definitiva, ma comunque una linea di condotta da continuare a seguire. E lo stesso Di Stefano, ex parlamentare di Forza Italia, uno dei primi a scendere in campo per governare la regione Abruzzo per i prossimi 5 anni, ad illustrarci l'esito di una riunione dalla quale non è certamente emersa la volontà di una piena adesione al progetto di centrodestra. Riteniamo che abbiamo una stella polare da seguire, quella della coerenza. Abbiamo fatto un percorso, abbiamo fatto una proposta politica, abbiamo fatto un programma, siamo gli unici anzi ad avere un programma. Forse chi vuole amministrare questa regione dovrebbe porsela la domanda che per amministrare non occorre soltanto vincere il 10 febbraio, ma avere un programma di governo da proporre agli abruzzesi l'11 febbraio e da realizzare soprattutto. Tutto questo l'abbiamo fatto ieri sera, lo faremo nei prossimi giorni, ci rivediamo domani. Valuteremo se, come è venuta fuori in maniera forte ieri sera dalla riunione, se andare avanti per conto nostro per mantenere una coerenza di linearità di proposta politica e soprattutto per ribadire che occorre che ci sia anche un po' qualcuno che voglia con la schiena dritta far rispettare questo Abruzzo. I rapporti con Marco Marsiglio? Con Marco lo conosco da 30 anni, quindi non posso litigarci. È ovvio che non ci ritroviamo in questa vicenda, ieri ci siamo visti, ne abbiamo avuto un modo di confrontarci, ritengo che intorno a lui ci sia già fatto una sorta di cordone sanitario di chi magari pensa di fare il capo di gabinetto anche dopo averlo fatto a pace anche con lui, di qualche uno che prende incarichi, forse stanno facendo delle valutazioni che poco hanno a che fare con la politica con la P maiuscola. Con lui resta l'amicizia, resta la stima, è una persona per bene, mi ha detto che ci saremmo rivisti, io non ho problemi a incontrarlo, come sto ascoltando anche altri vertici nazionali del centrodestra. Al di là dell'alto peso specifico di una figura come Fabrizio Di Stefano, però c'è sempre il discorso legato alla famosa soglia di sbarramento. Questo francamente mi fa sorridere, non me lo pongo neanche il problema, anzi se vogliamo essere più precisi, il problema che mi pongo è se questo risultato, che certamente sarà molto superiore alla cosiddetta soglia di sbarramento, possa in qualche modo incidere sul peso e sul risultato complessivo delle elezioni. Questo è motivo di riflessione. La soglia di sbarramento, io credo, di superare diversi partiti del centrodestra.